Questo programma è offerto da Incredibile, da AG Moda, per rinnovo locale e strepitosa vendita di liquidazione su tutta la merce, compresa la cerimonia. AG Moda, le migliori firme con sconti fino al 70%. AG Moda, Corso Vittorio Veneto 136, Mazara del Vallo, telefono 0923 36 36 28. Non perdere questa grande occasione, tutto scontato fino al 70%. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni la tua città ha un'opinione in più. E tu? Ci troviamo all'Hotel Preside di Marsala, dove Matteo Renzi è stato accolto da un numero eccezionale di cittadini di tutta la provincia che lo hanno voluto ascoltare, hanno ascoltato per più di un'ora il suo lungo intervento, dove ha parlato dei problemi del paese, del modo per risolvere i problemi, quindi non solo proteste ma soprattutto proposte, e dove ha ricordato a tutti che il 25 novembre si va a votare per le primarie e che votare per il cambiamento non è la vittoria di Matteo Renzi ma è la vittoria degli italiani che chiedono con forza un cambiamento reale per un paese che vuole stare al centro dell'Europa. Secondo lei la Sicilia come può cambiare? Può cambiare tornando a sognare e a fare sogni concreti, non sogni astratti. Oggi la Sicilia vive un momento drammatico, stretto da un buco di bilancio che l'amministrazione uscente ha lasciato al governatore Crocetta. Stretto tra un disagio che non è soltanto siciliano ma è italiano e mondiale, che è quello di una crisi economica senza precedenti, penso che mai come in questo momento ci sia bisogno e spazio di un investimento sulla Sicilia come di un investimento sul futuro del nostro paese. Siciliani che non sono andati a votare, cosa rispondi? Non ho da rispondere qualcosa, vorrei sperare che i siciliani che non sono andati a votare tornassero a credere nella politica e che avessero l'opportunità di farlo a partire dalle primarie del 25 novembre. 5 Stelle ha un grande risultato perché i politici tradizionali non capiscono l'importanza di cambiare. Se il Partito Democratico domani mattina andasse in Parlamento e proponesse di dimezzare il numero dei parlamentari, di ridurre le indennità, di abolire i vitalizi, di cancellare per sempre ogni tipo di odioso privilegio della politica, Beppe Grillo tornerebbe a fare il suo mestiere di comico, che non avrebbe più senso di esistere. Il vero carburante a Beppe Grillo lo dà una politica vecchio stile, troppo ripiegata su se stessa. Berlusconi e il berlusconismo sono stati una pagina molto lunga di questo paese, durata 20 anni, ma ormai è una pagina che appartiene al passato. Le cose che abbiamo scritto sul sito, che stiamo dicendo nei banchetti, a tutti nelle piazze, che stiamo cercando di portare nella discussione, un contributo per rendere l'Italia più semplice, con meno burocrazia, più coraggiosa, con più voglia di futuro e anche di mandare a casa quelli che ormai da 20 anni sono sempre lì, cambiano i nomi dei partiti ma non cambiano le facce dei leader. Noi ci stiamo provando, se il 25 novembre saranno tanti gli italiani che vorranno il cambiamento, allora scriveremo una pagina nuova. Non credo che il problema sia tanto delle forze politiche, ma credo che il problema sia, o meglio, l'opportunità sia data dalla presenza di tanti cittadini. Io ho visto tante persone, talvolta tanti delusi del PD, che sognavano un centro-sinistra capace di vincere e di convincere, che hanno trovato un centro-sinistra che ha litigato in questi anni,
che anche quando ha vinto le elezioni poi è riuscito a dividersi, a mandare a casa Prodi. Ecco, io sogno un centrosinistra che sia capace di tornare a entusiasmarsi e a vincere. Per ridare forza alla cultura e alla scuola, cosa bisogna fare? Beh, io credo che si debba innanzitutto restituire valore sociale all'insegnante, capire che la cultura è un pezzo di identità, ma la cultura è anche occasione di posti di lavoro. Chi dice con la cultura non si mangia non si rende conto del fatto che ci sono realtà, come ad esempio la mia città, che con la cultura ci ha mangiato anche troppo nel corso degli anni. Penso che parlare di cultura significhi parlare di un pezzo del nostro futuro, non soltanto di un pezzo del nostro passato. Siamo noi l'Italia che sogna ancora, l'Italia che crede ancora che qualcosa cambierà. Siamo noi l'Italia che fa la storia, che vuole la vittoria di un'idea di libertà. Lei perché qua? Perché credo in Renzi, ho molta fiducia in lui, e poi ricordo che un sociologo ha detto che i veri leader si riconoscono in famiglia. So che lui ha una bella famiglia, quindi questa è già una garanzia per me. Per curiosità. Per curiosità o perché mi piace Renzi? Perché mi piace Renzi. Cos'è che apprezzi in lui? Apprezzo molto la sua verve, la sua capacità di innovare e di fare analisi della situazione critica del nostro paese e dare soluzioni. Speri nel cambiamento e nella rottamazione? Ma credo che lo sperino tutti. Lei perché è qui? No. Per curiosità? No, così per vedere un po' le nuove proposte politiche che si prospettano per l'Italia. Lei perché era qui? Come? Perché era qui? Io faccio parte dello staff di Matteo Renzi. Ecco, allora come staff che dice? Che successo avete riscontrato? Eccezionale, incredibile, non l'avrei creduto. Senta, ma votare l'hanno fatto diventare molto faraginoso, perché prima devi andare al comune, poi cosa gli diciamo ai cittadini? E che devono purtroppo fare tutto quello che c'è da fare per andare a votare. Facciano il sacrificio di fare tutto quello che hanno messo in campo per poter votare. E chi non lo sa, dove può leggere tutto come fare? Dica il sito. Il sito di Matteo Renzi, www.it, Matteo Renzi, lì c'è poi anche ai comitati che sono sorti, anche presso le sedi del PD, che ci sono le sezioni. C'è il regolamento per poterlo fare.
Ma perché i vecchi non vogliono andare a casa? Io spero che cambi qualcosa. Prima del 25? Sì, perché onestamente una cosa non va. Deve essere semplificato. In Italia si parla tanto di semplificare, semplificazione, poi si va a complicare una votazione che dovrebbe essere una festa così spontanea. Questo è già insito nella non volontà di voler cambiare, per chi l'ha fatto chiaramente. Ma non so, ora non voglio entrare in questo, che in Italia c'è la volontà di cambiare si sa tutti, fuori della politica, al di là del movimento di Matteo Renzi e tutto, c'è bisogno di cambiare perché altrimenti si sprofonda, siamo già con l'acqua qua. Così c'è l'acqua alla gola. L'acqua alla gola. Io spero ci sia, o che sia Tizio o Caio, bisogna cambiare, perché naturalmente non aspettiamoci il cambiamento da quelli che ci hanno fatto fallire, perché se avevano a Firenze si dice le palle, non ci facevano fallire, no? E ci hanno fatto fallire e ora ci propongono di essere loro i salvatori, ma ci pigliano in giro? Allora, tu perché sei qua? Curiosità, perché ti piace Matteo? No, perché sono venuta con i miei genitori. Ti è piaciuto sentirlo? Sì. Ti sei ritrovato in quel Marco che deve trovare il suo futuro? Sì. Lei signora perché è qua? Per venire a sentire Matteo Renzi. L'ha convinta? Diciamo che è una ventata di freschezza. Andrà a votare alle primarie? Sicuramente sì. Lei perché è qua? Per dare sostegno a Renzi. Quindi lei crede nel cambiamento di Matteo Renzi? Certo, io ci spero che venga il cambiamento, perché è una cosa importante. Stiamo assistendo. Ma lei come cittadina ha votato o non è andata a votare? Fa parte di quelli che si sono... No, ho votato per Giacalone io, che è della corrente di Renzi. E noi ci siamo riusciti a fare un buon risultato. Perché quindi c'è ancora molto da cambiare. C'è molto, specialmente la segreteria provinciale, che è stata, dovrebbe essere l'ente che dovrebbe riorganizzare il Partito Democratico in provincia, mentre il segretario non l'ha fatto tutto questo. Spero che nel breve tempo possibile si riformi tutto e si può andare avanti e creare un avvenire per i giovani, come dice Renzi, e questa è l'unica speranza che si può avere. Lei? Ti prego, siamo dal comitato, è demenziale. Me l'ha già detto un altro, il comitato molto simpatico, tutto fiorentino. Adesso tocca a te. Cioè proprio a me, guarda. Dimmi perché bisogna cambiare questo paese. Bisogna cambiare questo paese perché non è più in grado di andare avanti. E noi siamo stupidi. Grazie. Lei perché è venuto qua? Perché ci conosciamo da 5 anni con Matteo. Mi piace? Sì, certo. Cos'è che piace di più di Matteo? Ma siamo amici da 5 anni, quando era presidente della provincia di Firenze. Ed era bravo? Sì, sì. Tu? Mi dica. Perché sei? Sono venuto con i miei genitori che pensavano di votare Renzi alle primarie, probabilmente. Pensano tuttora, sì. Pensavano e stanno convinti. Sì, sì, sono convinti. Io, oddio, sono ancora giovane, quindi resto per la mia. Cioè, ti piace? Mia... Sì, nutro molta stima in lui e penso che dia un volto nuovo alla politica rispetto ad altri visi, come ha detto anche il precedente. Volto e idee? Sì, anche idee, perché no? Sì. Grazie a lei. Siamo noi l'Italia che sogna ancora, l'Italia che crede ancora che qualcosa cambierà. Siamo noi l'Italia che fa la storia, che vuole la vittoria di un'idea di libertà. Pensiero, prova
Questo programma è stato offerto da Incredibile, da AG Moda, per rinnovo locale e strepitosa vendita di liquidazione su tutta la merce, compresa la cerimonia. AG Moda, le migliori firme con sconti fino al 70%. AG Moda, Corso Vittorio Veneto 136, Mazara del Vallo, telefono 0923 36 36 28. Non perdere questa grande occasione, tutto scontato fino al 70%. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni la tua città ha un'opinione in più. E tu?